So I poured it down. Next thing that I know, I'm in a hotel. La prima notizia importante del 2015 giunge il 19 gennaio. All'indomani della sconfitta rimediata dal Taranto nell'acquitrino del Lamberti di Cava dei Tirreni, viene esonerato l'allenatore Massimiliano Favo. Da tempo i rapporti con il presidente Campitiello si erano deteriorati e la sconfitta di Cava fa scattare l'esonero. Mercoledì 21 gennaio giunge la notizia del nuovo tecnico rossoblù. È Pierfrancesco Battistini, il cui esordio sulla panchina ionica avviene domenica 25 gennaio e coincide con il successo per 1-0 sul Francavilla Insigni con gol di Genchi. A febbraio il 15 va in scena lo Jacobone l'atteso derby con il Brindisi di tanti ex su tutti i Molinari, che per la prima volta torna allo Jacobone con un'altra maglia. Non è accolto con affetto dalla tifoseria ionica. Il Taranto vince 2-1 con la doppietta di Genchi sugli spalti numerosi sostenitori biancazzurri. A marzo la data chiave è il 22. Il Taranto pareggia a Frattamaggiore Camponeutro contro l'Arzanese 0-0. La tifoseria contesta l'operato dello staff tecnico subito dopo il 90esimo. Non sono condivise alcune scelte strategiche. Il Taranto, che aveva ridotto il suo distacco dalla vetta, torna a meno 11 dall'Andria. Il 23 marzo Francesco Montervino, anch'egli ormai da tempo in rotta con il presidente, rassegna le dimissioni da DS rossoblù. La reazione dello staff tecnico è veemente. Come mai accaduto in passato, giunge una vera e propria pioggia di dimissioni, a cominciare dal tecnico Battistini, che lascia imbattuto 8 gare sulla panchina del Taranto, 5 vittorie e 3 pari. L'allenatore dei portieri e il preparatore atletico se ne vanno con il tecnico. Resta al suo posto soltanto l'allenatore in seconda, Michele Cazzarò, promosso dalla Juniores alla prima squadra soltanto 15 giorni prima. Martedì 24 marzo la squadra passa proprio nelle mani di Michele Cazzarò. Indiscrezioni vogliono che la sera di giovedì 26 marzo, in un hotel a Potenza, a soli 3 giorni dalla sfida contro l'Andria, ci sarebbe stato un vero e proprio patto tra la dirigenza rossoblù e i calciatori più anziani della Rosa per proseguire il campionato e provare a vincerlo. Domenica 29 marzo, per l'esordio in panchina di Michele Cazzarò, il Taranto si abbatte come uno tsunami sulla Fidelis Andria capolista. Il primo tempo si chiude con gli ionici in vantaggio per 1-0 grazie ad un rigore trasformato da Genchi. Nella ripresa i rossoblù dilagano, vanno in gol Ciarcià, Gabrielloni, Porcino. Il gol bandiera per gli andriesi e di Moscelli, il Taranto vince 4-1. La scalata alla vetta è iniziata. Ad aprile il Taranto in rullo compressore conquista altri 3 successi consecutivi. Nella gara interna contro il Potenza allo Jacobone c'è un bagno di folla. Marsili, su punizione, decide una gara equilibrata e il Taranto compie il sorpasso sulla piazza d'onore. L'Andria ora è a soli 5 punti a 4 giornate dalla fine. Il miracolo si può concretizzare. Le speranze dei rossoblù si infrangono alla fine del mese di aprile, il 26, quando a San Severo una rocambolesca gara finisce in parità 3-3 e consegna così le chiavi della Lega Pro alla Fidelis Andria, vittoriosa contemporaneamente a Cava dei Tirreni. Svanito il sogno promozione diretta, il Taranto si tuffa nella speranza playoff e così si giunge a maggio. La squadra di Cazzarò sembra non avere limiti. Elimina consecutivamente Potenza e rende allo Jacobone davanti a oltre 10.000 spettatori. Il 7 giugno il Taranto prosegue la sua marcia nei playoff espugnando Viterbo al termine di una gara indimenticabile vinta ai calci di rigore. I rossoblù erano sotto di un gol, poi il pareggio a 7 dalla fine di Pambianchi e infine la lotteria vincente dagli 11 metri che regala al Taranto la semifinale. È un tour de force, la squadra ionica deve scendere in campo 3 giorni più tardi ed ancora in trasferta a Sestri Levante. Il primo caldo estivo si fa sentire. I calciatori devono sopportare lunghi e faticosi spostamenti in autobus. A Sestri, il 10 giugno, il crollo. Eppure il Taranto passa in vantaggio con Genchi, poi i Liguri dilagano nella ripresa vincendo 3-1. La Lega Pro è comunque ad un passo. Dalla FIGC giungono notizie chiare. Il Taranto può salire per meriti con la graduatoria della Serie D che lo vede al quarto posto nazionale oppure ottenere la terza serie con il pagamento del fondo perduto di 500.000 euro. Il presidente Campitiello, dopo aver dichiarato proprio al termine della gara di Sestri Levante che avrebbe comunque portato il Taranto in Lega Pro, cambia idea e programmi a pochi giorni. Un comunicato il 15 giugno con il quale lascia il Taranto e quindi la guida della società.
quasi tutto il mese di luglio, così si consuma con un'ipotesi di cessione della società rossoblù. Numerose sono le cordate che manifestano interesse nei confronti del Taranto, ma il passaggio non si concretizza. Così, a metà luglio, Campitiello decide di donare le quote alla Fondazione Taras, che avvia un'estenuante trattativa con il gruppo Castria di Cosola. Ma alla fine non se ne farà nulla e così, alla fine di luglio, viene chiesto l'intervento dei soci di minoranza, Zelatore e Bongiovanni, che il 28 luglio decidono di raccogliere le sorti del Taranto. Il 2 agosto, a Palazzo di Città, c'è una affollatissima conferenza stampa. La dirigenza mostra la volontà di tentare il ripescaggio in extremis, garantendo la fideiussione, ma la fase di stallo di luglio è stata troppo lunga. Il nuovo Taranto viene affidato ancora a Michele Cazzarò, mentre nel ruolo di direttore sportivo viene richiamato Montervino. Lo staff tecnico è composto esclusivamente da tarantini. Ci sono i ritorni di Giampaolo Spagnulo e Paolo Re David, vice allenatore Peppe Padovano. Anche per il team manager, l'ha detto stampa, si tratta di ritorni, ovvero Peppe Serni e Francesco Vozza. La squadra parte per il ritiro, precampionato il 9 agosto a Cascia. La squadra viene composta in fretta e poco alla volta. Il 6 settembre c'è la prima gara di campionato. Il Taranto vince 2-1 a Manfredonia. I rossoblù partono bene nelle prime 6 gare, 5 vittorie. Il 7 ottobre giunge la decisione del giudice sportivo, che decreta il 3-0 a tavolino contro il Bisceglie. Partita giocata mercoledì 16 settembre, persa 1-2 dai rossoblù. La posizione del giovane centrocampista biscegliese Ngom era irregolare in quanto squalificato. Ad ottobre la squadra stenta, viene contestata anche dopo un paio di successi come quello contro il San Severo, ma il crollo si ha il 25 ottobre quando il Taranto perde male 2-0 a Torre del Greco contro la Turris al termine di una gara davvero anonima. A novembre così giunge l'esonero di Michele Cazzarò dopo la sconfitta in attesa di Aprilia all'11ª giornata. Il DS Montervino il 10 novembre decide di esonerare il tecnico tarantino, mentre il suo vice Padovano rassegna le dimissioni. Mercoledì 11 novembre viene annunciato l'arrivo di Salvatore Campilongo sulla panchina ionica. La prima del nuovo tecnico sulla panca del Taranto coincide con il successo in extremis sul Gallipoli il 15 novembre. La prima sconfitta invece della nuova gestione tecnica è beffarda e giunge sempre a novembre, la settimana seguente a Potenza per 1-2 dopo che il Taranto a 7 dalla fine fallisce un rigore con Improta. A dicembre la rivoluzione dell'organico, fanno le valigie 9 calciatori, per la maggior parte tarantini, e ne arrivano altrettanti. Tra alti e bassi si arriva così al 20 dicembre, ultimo atto del 2015, e cioè la sconfitta interna con il Francavilla Insigni. Contro l'Andria ci sarebbe stato un vero e proprio patto tra la dirigenza rossoblù e i calciatori più anziani della Rosa per proseguire il campionato e provare a vincerlo. Domenica 29 marzo, per l'esordio in panchina di Michele Cazzarò, il Taranto si abbatte come uno tsunami sulla Fidelis Andria capolista. Il primo tempo si chiude con gli ionici in vantaggio per 1-0 grazie ad un rigore trasformato da Genchi. Nella ripresa i rossoblù dilagano, vanno in gol Ciarcià, Gabrielloni, Porcino. Il gol bandiera per gli andriesi e di Moscelli, il Taranto vince 4-1. La scalata alla vetta è iniziata, ad aprile il Taranto in rullo compressore conquista altri 3 successi consecutivi. Nella gara interna contro il Potenza allo Iocovone c'è un bagno di folla, Marsili su punizione decide una gara equilibrata e il Taranto compie il sorpasso sulla piazza d'onore. L'Andria ora è a soli 5 punti a 4 giornate dalla fine, il miracolo si può concretizzare. Le speranze dei rossoblù si infrangono alla fine del mese di aprile, il 26, quando a San Severo una rocambolesca gara finisce in parità 3-3 e consegna così le chiavi della Lega Pro alla Squad un passo. Dalla FIGC giungono notizie chiare. Il Taranto può salire per meriti con la graduatoria della Serie D che lo vede al quarto posto nazionale oppure ottenere la terza serie con il pagamento del fondo perduto di 500.000 euro. Il presidente Campitiello, dopo aver dichiarato proprio al termine della gara di Sestri Levante che avrebbe comunque portato il Taranto in Lega Pro, cambia idea e programmi a pochi giorni. Un comunicato il 15 giugno con il quale lascia il Taranto e quindi la guida della società. Quasi tutto il mese di luglio così si consuma con un'ipotesi di cessione della società rossoblù. Numerose sono le cordate che manifestano interesse nei confronti del Taranto, ma il passaggio non si concretizza. Così a metà luglio Campitiello decide di donare le quote alla Fondazione Taras, che avvia un'estenuante trattativa con il gruppo Castria di Cosola. Ma alla fine non se ne farà nulla e così alla fine di luglio viene chiesto l'intervento dei soci di minoranza, Zelatore e Bongiovanni, che il 28 luglio decidono di raccogliere le sorti del Taranto. Il 2 agosto, a Palazzo di Città, c'è una affollatissima conferenza stampa. La dirigenza di Alessandria, vittoriosa contemporaneamente a Cava dei Tirreni,
svanito il sogno promozione diretta, il Taranto si tuffa nella speranza playoff e così si giunge a maggio. La squadra di Cazzarò sembra non avere limiti, elimina consecutivamente Potenza e rende allo Iacovone davanti a oltre 10.000 spettatori. Il 7 giugno il Taranto prosegue la sua marcia nei playoff espugnando Viterbo al termine di una gara indimenticabile vinta ai calci di rigore. I rossoblù erano sotto di un gol, poi il pareggio a 7 dalla fine di Panbianchi e infine la lotteria vincente dagli 11 metri che regala al Taranto la semifinale. È un tour de force, la squadra ionica deve scendere in campo 3 giorni più tardi ed ancora in trasferta a Sestri Levante. Il primo caldo estivo si fa sentire, i calciatori devono sopportare lunghi e faticosi spostamenti in autobus. A Sestri il 10 giugno il crollo, eppure il Taranto passa in vantaggio con Genchi, poi i Liguri dilagano nella ripresa vincendo 3-1. La Lega Pro è comunque... La prima notizia importante del 2015 giunge il 19 gennaio. All'indomani della sconfitta rimediata dal Taranto nell'acquitrino del Lamberti di Cava dei Tirreni, viene esonerato l'allenatore Massimiliano Favo. Da tempo i rapporti con il presidente Campitiello si erano deteriorati e la sconfitta di Cava fa scattare l'esonero. Mercoledì 21 gennaio giunge la notizia del nuovo tecnico rossoblù, è Pierfrancesco Battistini, il cui esordio sulla panchina ionica avviene domenica 25 gennaio e coincide con il successo per 1-0 sul Francavilla Insigni con gol di Genchi. A febbraio il 15 va in scena lo Iacovone l'atteso derby con il Brindisi di tanti ex su tutti i Molinari, che per la prima volta torna allo Iacovone con un'altra maglia. Non è accolto con affetto dalla tifoseria ionica. Il Taranto vince 2-1 con la doppietta di Genchi sugli spalti numerosi sostenitori biancazzurri. A marzo la data chiave è il 22. Il Taranto pareggia a Fratta Maggiore Camponeutro contro l'Arzanese 0-0. La tifoseria contesta l'operato dello staff tecnico subito dopo il 90esimo. Non sono condivise alcune scelte strategiche. Il Taranto, che aveva ridotto il suo distacco dalla vetta, torna a meno 11 dall'Andria. Il 23 marzo Francesco Montervino, anch'egli ormai da tempo in rotta con il presidente, rassegna le dimissioni da DS rossoblù. La reazione dello staff tecnico è veemente. Come mai accaduto in passato, giunge una vera e propria pioggia di dimissioni, a cominciare dal tecnico Battistini, che lascia imbattuto 8 gare sulla panchina del Taranto, 5 vittorie e 3 pari. L'allenatore dei portieri e il preparatore atletico se ne vanno con il tecnico. Resta al suo posto soltanto l'allenatore in seconda, Michele Cazzarò, promosso dalla Juniores alla prima squadra soltanto 15 giorni prima. Martedì 24 marzo la squadra passa proprio nelle mani di Michele Cazzarò. Indiscrezioni vogliono che la sera di giovedì 26 marzo, in un hotel a Potenza, a soli 3 giorni dalla sfida,